Dopo il vostro impegno per il sì al referendum sulle trivelle, siamo in piena campagna amministrativa, che farete? Beh, noi continueremo a insistere, a presentare i nostri candidati, soprattutto nelle principali città, Roma, Milano, Bologna, Torino. È stata una campagna bella quella del referendum, partita con molto ritardo purtroppo, e purtroppo il voto del referendum non è coinciso con quello delle amministrative come noi chiedevamo. Infatti sono stati sprecati 300 milioni dei soldi degli italiani, per questa ragione, per un capriccio del Presidente del Consiglio, che poi subito dopo ha anche detto che per il referendum era opportuno astenersi. Questa è stata, secondo il nostro parere, una decisione e un'affermazione abbastanza insensata da parte di un'istituzione che rappresenta Matteo Renzi e di tutto il partito di maggioranza del PD. Tra l'altro è stato lo stesso partito di maggioranza, il Partito Democratico, ad aver chiesto il referendum in 7 delle 9 regioni che hanno portato al voto questo referendum sulle trivelle in mare. Per cui questo è sicuramente è stato un passaggio fondamentale per quanto ci riguarda. Non si è raggiunto il quorum per pochissima informazione che c'è stata sulle reti nazionali, per il non accorpamento con il voto delle amministrative, ma anche per questa richiesta di astensione da parte di cariche importanti come quella del Presidente del Consiglio. Ma come leggete il voto degli italiani? Questo emendamento di cui lei, insomma, in qualche modo è stata un'attenta lettrice, sì, è stato spiegato bene o no? Io credo che non sia stato spiegato nel modo corretto questo referendum. Partiamo dal fatto che c'è stato questo scandalo Trivellopoli. Noi l'abbiamo chiamato Trivellopoli perché in realtà abbiamo capito dalla indagine della Procura di Potenza e dalle intercettazioni che una lobby controlla le decisioni del governo. È accaduto tutto nel novembre del 2014, quando abbiamo scoperto questo emendamento Marchetta, Tempa Rossa, che favoriva una compagnia petrolifera, la Total, e nel momento in cui è stato scoperto è stato dichiarato inammissibile. Poi la storia, insomma, la riconosciamo un po' tutti: è stato dichiarato inammissibile l'emendamento, poi è stato reinserito dopo qualche mese nella legge di stabilità. E questo il Movimento 5 Stelle l'aveva sempre denunciato sia in aula che in commissione parlamentare. Lo scandalo Trivellopoli in un certo senso ci ha consentito però di parlare anche di energia, ci ha consentito anche di parlare di un modo diverso di fare energia secondo l'idea del Movimento 5 Stelle, ed è di questi giorni proprio la presentazione di un piano alternativo, una proposta alternativa del Movimento 5 Stelle. Noi ci prefiggiamo di arrivare al 2050 senza fonti fossili. Lo stanno facendo tante nazioni, già ad esempio la Danimarca lo sta facendo l'Olanda, per cui non capiamo perché l'Italia non possa pensare in questa sfida e andare verso questa sfida importantissima, che porterebbe sicuramente agli italiani un risparmio, sicuramente in termini di tasse, e anche un risparmio di tipo ambientale. Però è anche vero che l'Europa va abbastanza in ordine sparso sulle questioni energetiche, quindi mentre ci sono dei paesi molto virtuosi, le citava la Danimarca, ce ne sono altri che lo sono meno, hanno fatto scelte diverse, tipo quelle delle centrali nucleari, e un paese come l'Italia, con le centrali nucleari oltre Alpe in Francia, in caso di un incidente potrebbe essere anche il più virtuoso del mondo, ma ne sarebbe colpito. Quindi, per andare ad omogeneizzare un po' una politica energetica che abbia un'estensione, una protezione, un ombrello continentale più ampio, voi vi state muovendo, state pensando a qualcosa o no? Sì, sicuramente noi abbiamo un'idea diversa di come portare avanti lo sviluppo sia dell'Italia che dell'Europa. Lo stanno facendo i nostri parlamentari in Europa, e c'è stato anche questo incontro dell'anno scorso, la COP21, dove sono state date delle prime direttive a tutti gli stati, anche europei, su come gestire e come affrontare il cambiamento climatico, che è in stretta relazione anche con lo sviluppo o meno di energie fossili. È per questa ragione che il Movimento 5 Stelle vede in maniera completamente diversa quelle che invece è
diciamo, portato avanti dal governo Renzi. Ad esempio, a noi ci ha molto colpito il fatto che c'è questa nuova macchina, la Tesla 3, che ha raggiunto addirittura 400.000 ordinazioni. È una macchina totalmente elettrica che sicuramente rappresenta il futuro. Quindi ci sono comunque delle realtà importanti e degli sviluppi che stanno avvenendo nel resto del mondo che a noi colpiscono molto, e non capiamo perché l'Italia non possa anche prendere spunto dalle best practice che avvengono all'estero e che possa portare avanti, insomma, questa visione diversa, alternativa, non portata avanti dalle lobby del petrolio, quindi, diciamo, dalle lobby a cui il governo Renzi si è dimostrato essere schiavo, ma una visione, diciamo, pulita, alternativa e diversa come quella che propone il Movimento 5 Stelle. Lei ha preso di quello studio americano secondo il quale, a proposito delle auto elettriche a cui le ha fatto riferimento, implementare una diffusione radicale e massiccia sul territorio urbano di centraline di ricarica ha portato in alcuni paesi addirittura ad un dispendio energetico molto superiore di quanto non sia il consumo. Allora non è necessaria una politica progressiva in questo settore? Allora, noi parlando di auto elettriche, di colonnine di ricarica delle auto elettriche, proponiamo ad ogni legge di stabilità, quindi lo facciamo ormai da 3 anni, proponiamo delle modifiche all'attuale sistema legislativo e proponiamo degli incentivi per inserire le colonnine delle auto elettriche nelle autostrade. Perché? Perché questo, purtroppo, ci vogliono degli incentivi da parte dello Stato affinché i cittadini possano acquistare e comprare delle auto, appunto, come per esempio può essere la Tesla 3. Ad ogni stabilità, purtroppo... E la sua seconda citazione di questa macchina, le piace molto? Beh, è una forma diversa, è una novità molto interessante, non tanto per la marca in sé, ma quanto per l'idea diversa che può dare, ed è successo che comunque ha ottenuto questa nuova Quindi auto. Quindi non è attività lobbistica, no, la sua, chiariamolo? Assolutamente no, potrei parlare di macchine elettriche in generale. Ah, ecco, ora mi sto focalizzando su questa modello, perché sì. Le ordinazioni sono state enormi, però noi abbiamo anche un'idea diversa di mobilità, noi abbiamo un'idea diversa anche di trasporto pubblico, ogni volta noi facciamo delle proposte per aumentare il trasporto pubblico locale, per aumentare gli autobus di linea, ad esempio, e abbiamo anche un'idea diversa ed è adesso incardinata una nostra proposta di legge proprio sul carpooling. Si tratta semplicemente di condividere, persone diverse condividono una stessa auto e quindi magari 4 auto in giro ne diventano semplicemente una, questo a vantaggio dell'ambiente e anche dei consumi. Ci resta un minuto, parliamo di un altro referendum, quello di ottobre sulle riforme costituzionali. Che farete? Noi su questo referendum delle riforme costituzionali abbiamo già raccolto le firme necessarie per portare al voto i cittadini italiani, quindi abbiamo battuto il Partito Democratico che diceva che ci avrebbero pensato loro a presentare le firme necessarie negli organi istituzionali. Le abbiamo raccolte e siamo contro questa scellerata modifica della Costituzione che accentra nelle mani di pochi gli interessi di tanti cittadini e anche gli interessi delle stesse regioni. Questo a scapito di una maggiore corruzione, ma anche di una maggiore confusione legislativa all'interno del paese Italia. Quindi noi ci apprestiamo a questo referendum insieme a tantissimi altri esperti, magistrati, ma anche insieme a tante persone che sono dalla nostra parte e non condividono affatto questa riforma di cui il paese non ha mai avvertito il bisogno.